Simone, la prima volta a Lodi, festival dei comportamenti, e li hai già venuti in questa città? Ah, lo sai che non mi ricordo se c'ero venuto, mi sembra di sì, mi sembra che c'ero venuto qualche anno fa. A fare un concerto? No, era sempre per un libro, il mio primo libro, se non erro. Abbiamo fatto quest'anno un festival sui comportamenti umani che appunto tenta di indagare un po' su come le persone cambiano a volte atteggiamento, comportamento, anche partecipando agli incontri, magari facendo venire meno qualche convinzione che avevano. Che confronto hai qui col tuo pubblico? Ma sicuramente una canzone non è che ti può cambiare la vita, però magari può instillare dentro di te una riflessione, no? E questo magari con le mie canzoni a volte sì, a volte no, riesco a farlo. E, detto questo, io credo che il mio mestiere, il mestiere di quelli che si occupa di raccontare, io lo faccio attraverso le canzoni, ma anche con i libri, con i documentari, sia proprio un continuo cambiamento di comportamenti, nel senso che il percorso che si fa nel ricercare le storie chiaramente ti mette a confronto con delle persone che ti cambiano, cambiano il tuo modo di pensare. A me è capitato, intervistando le persone che hanno vissuto nei manicomi, come è capitato ultimamente per questo mio secondo libro, Mio nonno è morto in guerra, dove ho incontrato reduci della Seconda Guerra Mondiale ancora viventi, con delle storie molto intense ancora da raccontare, e chiaramente la storia raccontata da chi l'ha subita, da chi l'ha vissuta, ti crea una coscienza, crea dei pensieri, crea sicuramente un cambiamento nella tua forma mentis. No, tra l'altro per questa cosa qua delle storie, di tornare a raccontare un po' con la calma o del libro oppure del raccontare oralmente, è importante, perché c'è un momento in cui tutto deve passare per messaggi, no? Riuscire a fermarsi tante volte con un libro, con delle parole, con delle canzoni, aiuta a riflettere proprio. Prova, sa, prova. 1, 2, 3, what's fun? One funny kind of funny. What's saying your weather and waters? Waters when the weather. Prova, sa, prova. Cara amica, forse è questo clima rigido che non ci dà più tregua, forse è la notte più cupa e silenziosa in cui non si intravede un filo di speranza. Forse è lo stato d'animo dopo 16 mesi lontano dalle cose lasciate che crea quella stanchezza d'animo chiamata nostalgia. Ma tutto passa, passa il tempo come passano i dolori, le gioie, lasciando nell'animo un senso di stanchezza e di rimpianto. Le battaglie continuano, ma chi è da così tanto tempo in questa atmosfera rombante ormai ha l'impressione di essere nel suo elemento e attende con ansia il giorno in cui potrà rivedere la sua amata patria. In tale attesa, abiti i miei cari saluti baciandoti le mani. Se chiudi gli occhi, forse li senti. Tuo Carlo. Garbato amore mio, te voglio anch'io, ma me ne devo andare, che non c'ho voglia di fare il soldato. Io sono nato per stare con te, e non c'ho voglia di fare il soldato. Io sono nato per stare con te.